Ladies and gentlemen, buon weekend, benvenuti in questo nuovo video. Un nuovo gioco che si chiama Please Don't Touch Anything. Noi non dobbiamo toccare assolutamente niente fino a prova contraria, ma de che? Ora vi spiego tutto, ma il pollicione in su, iscrivetevi a Katia della campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ehi tu, dico a te, devo assolutamente andare in bagno, resta qui un momento. Aspetta, a cosa serve questo quadro? Aspettami qui, torno subito e non toccare nulla. Praticamente siamo stati lasciati davanti a una postazione di controllo di questa città, suppongo. Ci sono delle istruzioni. Prendi il cacciavite, prendi il martello, lavora. 1 è uguale a 11, che è uguale a 21, che è uguale a... non si sa. Che è uguale a 111.221. Che è uguale a 300... Ma che è sta roba? Ok, ho premuto un pulsante. Disobbedienza. Premi il pulsante rosso. Si è ricomparsa un'altra cosa. Ehi tu, calmi. Allora, se premo il pulsante, lo premo di nuovo, compare questa sequenza di numeri. 1, 2, 3. Potrebbe essere... 1... No. Aspetta, magari questo di lato. Fermi. 1, 3, 2, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Ah, vedi? Quindi è un gioco ad enigma. Dobbiamo risolvere questi puzzle. Don't do it. Che cos'è che non devo fare, però? Ah, aspetta, questo è scritto al contrario. Attenzione, corretto. In basso a destra, in basso a sinistra, in basso a sinistra, in basso a destra. Proviamo? In basso a destra, in basso a sinistra, in basso a sinistra, in basso a destra. Era giusto, calmi. È comparso un tasterino numerico con scritto 276. 276? De che però? Non... Oh! Abbiamo un problema, mi sa. Ho fatto saltare in aria la città, raga. Bene, resettiamo tutto. Si è acceso un pallino, come se avessimo ottenuto uno dei tanti finali che sembrano essere un botto. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 finali? Wow. Quindi devo ripremere il pulsante, devo ripremere il pulsante. Aspetta, rimettiamo la sequenza di prima. Ok, perché teoricamente c'erano altri pulsanti che sono oh oh! Fermi tu, che sai cos'è questo? Zero? Zero, zero, ti metto tutti zero? Niente. 001001. Oh, vedi che era qualcosa, questo qui! No, dei robot stanno distruggendo la città, pugni! È comparso Bender qua sopra! Ok, sto iniziando a capirci qualcosa, quindi noi dobbiamo trovare tutti i finali possibili e immaginabili. Rifacciamo la simulazione prima. Destra, destra... Ah, no, non era questo, era destra, sinistra, sinistra, destra. Ed è comparso un tasterino che dice 276. Devo aggiungere i numeri uno per volta? Ok. Ok, 276. Ci siamo. Vado. Abbiamo fatto crescere delle piante nella città. Dei rampicanti hanno preso il controllo e abbiamo ottenuto un nuovo finale. Per esempio, io prima questa l'ho messa a destra, a sinistra. Ah no, l'avevo messa a destra. Questo che cos'è però? What? Kaboom! Nucleare. Tutto collegato. Questo di qua. Morse, questo è codice Morse. Dot, dot, punti. Chi è questo? C'è un alieno. 0 uguale 23, 1 uguale 4, 2 meno 1. Qua c'è Pac-Man, completamente a caso. Ma e dove trovo il cacciavite e il martello di cui parla? Oh, Pisano Leonardo? E chi è? Ora se andiamo a sinistra di qua che succede? Ah, vedi che è comparsa un'altra roba? Voglio provare a fare 566, raga. Magari sono pazzo, ma ci voglio provare. Oh mio Dio, è infinita questa cosa! Ok, 566. Ci siamo. No. No. No, ti prego. Tutti zero. No. Oh!
Mi sa che ho premuto qualcos'altro. Sono arrivati degli alieni. Praticamente ho messo questa sequenza per come la si vede. Ed è comparsa la cosina dell'alieno qua. Ok, abbiamo trovato un altro finale, quindi. Però siamo solamente a 4 di 30. E se non premo nulla, succede qualcosa? E lui mi dice all'inizio di non premere niente. Quindi se non premo niente dovremo avere il finale in cui tutto è regolare. Lui torna dal bagno e non è successo nulla. Credo. Magari mi sbaglio, Un gioco sicuramente bizzarro. Grazie per avermelo. Oh, ottimo, grazie mille, sei stato in grande aiuto. Perché hai impiegato così tanto tempo? Sarebbe potuto succedere qualcosa? Davvero? Tipo l'apocalisse? Bisogna sapere cosa fare per far funzionare questo apparecchio. Andiamo. Ah, mi ha dato un altro finale. Let's go. Io non... ragazzi, non lo vedo. Oh, ma fermi tutti, è comparso un cacciavite. Ho premuto X volte questa geggio ed è comparso un cacciavite. Smonto tutto, finalmente. Oh, yes. Verde, rosso, blu, giallo. Oh, cavolo, i colori dei mates. E quindi? Rosso, verde, blu, giallo. Niente. Rosso, blu, giallo, verde. Niente. Rosso, 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 rosso. Nulla. Rosso, giallo, verde, blu. Nulla. Blu, verde, giallo, rosso. Se continuo a premere questo... è comparso anche il martello. E spacchiamo tutto, allora. Dove si usa questo? Sullo schermo. C'è un punto interrogativo. Cosa sta succedendo? È crashato il gioco, raga. È crashato il gioco. Quindi abbiamo sbloccato il finale degli Illuminati spaccando lo schermo col martello. Fatemi un attimo ricliccare un botto di roba questa volta, tante volte, perché abbiamo il cacciavite. Magari succede ancora qualcos'altro. Si è spento tutto. Abbiamo chiuso il programmino. Un nuovo finale sbloccato. Esatto. Restart. Allora, se io mettessi questa sequenza al contrario, fa qualcosa. Invece che 1, 3, 2, 2, 3, 1 è uguale. 1, 3, 2, 2, 3, 1 è uguale. È la stessa cosa. Perché avanti e indietro è la stessa roba. 8, 3, 6, 7. 8, 3, 6, 7. È comparsa roba. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 4, 3, 1. Cos'è che dobbiamo fare qua? Aspetta però. Aspetta. Allora, vedi che qua c'è una stellina. Io posso mettere 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eccolo qua. No, ho sbagliato. Spippolando tasti a caso, raga, ho trovato una nuova fine. È folle sta roba. Clessidra occhio uguale chiave. Un nuovo finale sbloccato. Perché c'era la stella e qui c'è la stella, vedete? Dunque, mi sembra di aver capito che questo pannello di controllo è importantissimo. Il primo va aperto sempre. Abbiamo provato 8367. Proviamo 8232. 8232. E anche questa è un'altra roba. Ok, c'è un timer. Oh, ho cliccato avanti. Che succede? La città distrutta. È comparso l'omino di Ritorno al Futuro. Tipo, sembra Marty McFly. Però c'è un'altra metà coperta che manca. Allora, aspetta, restart. Rifacciamolo, ma clicchiamo il tasto indietro. Perché se abbiamo fatto il futuro, quindi ci dà anche il passato adesso. E ci sono i mammut. Ah, è comparso il doc qua sopra. Attenzione, perché non l'avevo visto. Ah, Papers, Please. Non ci posso credere. Lo rifiuto. Raga, è leggendario. È leggendario. Arzoska è tornata. Sentite la musica. No, è leggendario. Ok, quindi così abbiamo rifiutato l'ordine. Così lo accettiamo. E ci dovrebbe dare un altro finale ancora. Bellissimo. E? Stavolta? Guarda, c'è il cosino di Arzoska. Non capisco se il finale me l'ha dato. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Non capisco se me l'ha dato. Ma c'è sempre stata questa cosa qua di Arzoska? Se col martello glielo do tipo qua. Ah, vedi che c'è un altro finale? Ho spaccato. Cosa ho fatto? Mi sta mettendo ansia questa cosa. Ah, devo ancora prendere a martellate, ok?
uscito un occhio, cos'è? Oh mio Dio, delle bolle! Che cosa sta succedendo? Che cosa... Aiuto! Spacca tutto, spacca il pannello di controllo! Si sta evolvendo! Spacca ogni... la madonna, pustole dappertutto! L'ho quasi rotte tutte? Ok. Non mi far crashare di nuovo tutto, per favore. È comparso questo, ma... Allora, quindi, il finale di Papers, Please noi non l'abbiamo completato. Suppongo. Prendilo, prendilo. Ah no, è fatto, l'abbiamo fatto entrare, fine. Però non ci ha dato nessun ending. Come mai? Awaiting input? De che? Oh, cavolo. Sto premendo ovviamente tutto a caso. Pulsanti ovunque! Ma che significa? Troverò quello giusto. Troverò quello giusto. Lo troverò. Trovato! Thank you for cooperation! You got the job, sir! Ci ha dato un distintivo qua. Stepney o Stanley, non si sa. Resetta tutto. City boom, press bot to drop... Ma che cosa sta succedendo? Raga, ma questa roba sta comparendo a caso ora. Ho tre bombe, quattro bombe alla volta. Ok, devo distruggere tutto. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Game over? No, tua madre game over, oh. Allora, capiamo quello dei colori, dai. Verde, rosso, blu, blu. Oh! A caso! Completamente a caso, è comparso lo yin e lo yang qua. Che significa? Com'è possibile? Perché verde, blu... No, verde, rosso, blu, blu ha funzionato? Oh no! Oh no, devo ridistruggere tutto! Oh santa miseria! Perché l'ho fatto? E se non tocco niente? C'è la scia di sangue che sta scendendo giù. Si è infilato nel tasto restart e si è ristartato da solo. Leggendario! Qua i numeri non sono in ordine. È assurdo. 1, 2, 4, 3. Non ce ne eravamo accorti? Era 1, 2, 4, 3. The genius! Cos'era quello lì? Un buco nero! Il buco nero ha risucchiato l'intera città. Così. Ciucciati i grattacieli. Però non mi sta dando i veri finali. Cioè, non me li sta accendendo. Ehi, 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 ehi. Allora, spippolando staggeggio, ho messo 1, 1, 2, 1, qualcosa del genere. È comparsa una nota musicale. Sono 3, giusto? Sono 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sono 6. Ma ragazzi, non ne ho idea. Pigiando a caso cose. Asteroidi dal cielo. La fine dei dinosauri. Essenzialmente, raga, è colpa mia allora. Ce lo siamo appena spiegati. Non ci credo, era ritornato il giochino City Bomb. No, sono un pirla. Eccolo. Stavolta però ci dobbiamo riuscire. No, no. Dai! Mission complete! Stage clear! Ok, mi è comparso un aeroplanino qua sotto adesso. Attenzione, il cacciavite ha smontato il pannello di controllo qua su in cima. Allora, D7, B, D1, 4, triangolo. Qui c'era scritto D4 prima. Adesso non c'è più, quindi forse non è un indizio necessario. Ci sono tipo degli orologi. C'è un time. Oh, si è accesa una luce verde. Devo premere qualcosa? Oh no, raga, ho premuto, mi sa, l'implosione nucleare un'altra volta. Sinceramente sono un po' bloccato in questo momento. Non so più cosa fare. Oh! Che significa? Ho premuto qua ed è comparsa una freccia. Sono bloccato. Oh! Sono bloccato qua. Poi. Eccolo.
Devo trovare i pulsanti nascosti. Tutto dritto, sarà qua. Eccolo. Qua. No, qua non c'è. Eccolo. Tutto destra. Eccolo. Sì, adesso. Devo farli diventare tutti gialli. Ma come faccio? Here we go. Here we go. Tutti gialli. Vamos. Fritto il mondo essenzialmente. Mancano 7 finali. Non so se voi li conoscete, li avete fatti, avete mai giocato a sto gioco. Quello di prima non sono riuscito a capire cosa fosse, raga. Non sono riuscito a capire. Cioè, ho aperto questo pannello qua sopra, ma non... cioè, non fa niente. Non... non lo so. Cioè, questa... cioè, la lancetta si muove, ma non fa niente. Mi arrendo, mi arrendo. È ripartito il drop bomb. No, no, no. Comunque sta cosa qua dei Papers, Please me l'ha proprio svoltata, ve lo giuro. Cari amici, Don't Touch Anything termina qua. Non so se faremo una seconda parte, anche se mancano 7 finali. Però ho chiuso tutto, quindi immagino che dovrò ritornare dentro e rifarli tutti. Oh no, oh no. Non ho la minima idea di come ne ho fatti alcuni. Io ho spippolato completamente a caso. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Se conoscete altri giochi particolari, scriveteli qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Questo è per tutto. Buoni. Non premere il pulsante rosso, siamo vestiti di rossi. Tutto regolare.